Världens bästa fotbollsspelare, Diego Maradona, Han var inte så lätt att få ställa upp på en intervju. Bland annat så krävde han en hel resväska full med Puma-kläder, kommer jag ihåg. Jag träffade honom när han var på absolut toppen av sin karriär. Han var i Italien för att träna med det argentinska landslaget inför VM 1990. Eh, Maradona kom ju från en förort till Buenos Aires. Väldigt fattigt hade han det. Pappa var fabriksarbetare, mamma städade. hos fina familjer. Och Det sägs faktiskt att Maradona både kunde gå och spela fotboll när han bara var 10 månader. En tid efter att jag hade gjort intervjun med honom så avslöjades han för doping. Han hade kokain i kroppen, och sen dess så har hans liv varit kantat av tragedier och Han har bland annat varit på Kuba flera gånger för att försöka kurera sitt drogmissbruk och han har opererats för sin enorma övervikt. Men när jag träffade Diego Maradona 1990 då var han knappt 30 år. och ingen kunde ana vad som väntade. Déjame, se vuelve ci vuole tempo, ¿eh? Adesso. teja, te la de me de la la Brava. la brava. Brava. Te has siempre sentido especial. Dentro de mi casa sí, porque mi de me ha hecho sentir siempre especial. Yo era que Noi eravamo molto in casa, però sempre mamma mi domandava a me che si, che si mangiava, cosa si faceva. Sempre mh, mi ha lasciato comandare a tutta la famiglia. C'è qualcosa su che non comandi? Sì, su mia figlia. Sì? È impossibile, è impossibile. Guarda, io voglio. Voglio ser a volte con me, como mi padre era no? volvió quiero ser duro con... no puedo no comandarlo. Para mí, Dalma es algo extraordinario, algo de... Yo no, 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 no alzo un dito, no puedo no, no alzar la voz con él. La... Con la única que no comando, eh? porque también con mi madre, mi madre todo esto que he Con Claudia comando, gracias a Dios. Con el calcio, pues... Eh? Se comanda una domenica, sí, una domenica no. Ma con tutti los giorni, no puedo comandar. Comanda ley, directamente. ¿Ama el calcio? Sí, sí. Tifosa del Boca, como el padre, y tifosa del Napoli. Piange cuando perde el Boca, piange cuando perde el Napoli. Guarda, es una cosa increíble. Eh, no se le puede decir eh, niente contra, contra el Napoli. Non se ne può dire niente contro il boca perché succede una strage a casa. Piange, rompe tutto, e, è, è una cosa incredibile. Che ne pensi delle ragazze che giocano a calcio? Beh, mi fa molto, molto piacere. Io, sono il presidente onorario di, un, di una squadra di calcio femminile e, dove ci sono dei gio, de, delle giocatrici incredibili come giocano al calcio. Come sei cresciuto? In quale condizione sociale sei cresciuto? In una condizione sociale molto, molto brutta. Beh, non avevamo. Niente praticamente, però mh, sempre ho avuto, ho avuto il calcio mh, vicino, mi sono divertito moltissimo, e sempre ho avuto da, qualcosa per mangiare, e per quello non potevo, non potevo chiederle a, a mio padre niente di più, anche perché lui mi ha dato tutto l'amore che io avevo, avevo bisogno. e non non credo che questo si possa pagare con, con nessun soldi del mondo. Cosa significa per te tua madre? È la donna più bella e più grande che tengo. E io dico che mio padre è arrivato prima perché se no la sposavo io. Ricordo il primo amore. Il primo amore? Ma io credo che il primo amore l'ho vissuto con mia madre, non, non è che abbia avuto così. Eh, il primo amore. Io ogni cosa che facevo se lo raccontava mia madre come se fosse la mia fidanzata. Per quello non. il primo amore si può dire mia madre, il mio secondo amore è mia moglie, Claudia. No, non ho avuto primo amore così. Molte donne sognano, è difficile io. resistere. Anch'io sogno con le donne, <ride> però questo, è, questo si parla delle donne, no? Eh sì, le donne vogliono Maradona, ma nessuna si fa viva. Guarda, questo è il fatto, perché è vero, io, io vorrei vorrei che si facessero vive così. Così dopo, dopo ti saprò rispondere a questa domanda, perché si parla tanto ma non si fa niente. Pensi che sia un bene essere fedele? Ma sì, sì. Uh, fedele sì, ma quando, quando non si può essere più fedele non si è impossibile. So che prima delle partite non devi avere rapporti sessuale cosa ne pensi? Ma io credo che 5 minuti prima della partita no, però 10, non c'è problema. <ride> Credi? che gli uomini latini siano i migliori amanti. Sicuramente. Sì, lo credo proprio. Lo credo proprio. Noi latini <ride> sicuramente sì. Sì, lo credo, lo credo, lo credo proprio. Perché? perché noi abbiamo di più delle cose, la, la, sicuramente la, la storia lo dice e, e noi abbiamo qualcosa in più delle de, de, altre Noi latini sappiamo cosa fare, sappiamo cosa fare nel momento giusto. Cosa sai della Svezia? Beh, Stromberg, <ride> la Svezia, e Bor, e, mi piace... Mi, piace, mi piacerebbe conoscerla, la Svezia. Eh, questo Natale abbiamo, abbiamo domandato, domandato per una città dove era nato Babbo Natale. E, e La volevamo portare a, a mia figlia, no? a, Dalma, a Dalma, però faceva molto, molto freddo e non, non abbiamo potuto andare. Però eh, quando Dalma si faccia un po' più grande, sicuramente la porteremo. prima andremos andremos a otra ciudad de las veces, seguramente pero la voglio portal es donde nato